Questa mattina abbiamo tutti sentito le esplosioni. Noi conviviamo con la paura, fa parte della vita di tutti i giorni. Kharkiv è come Sarajevo nella guerra dei Balcani. C'è chi piange, c'è chi vive negli scantinati o nella metropolitana, altri invece tentano di reagire facendo volontariato, aiutando il prossimo. Chiedo a tutti di non dimenticarsi di noi, di Kharkiv, dell'Ucraina. Kharkiv è a 30 chilometri dal confine con la Russia. Gli aiuti umanitari qui faticano ad arrivare. So che non siamo soli, ma non dimenticatevi di noi. Non abbiamo aiuti umanitari a sufficienza. L'inverno sta arrivando e le temperature arriveranno anche a meno 30 gradi. C'è bisogno di stufe, coperte, vestiti caldi. Energetyczne pytanie.